Mamma mia. Raga, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Era da un sacco di tempo che non sudavo così tanto per una partita. Ve lo giuro. Mamma mia. Faccio pure schifo, c'è puzzo. La maglia di Ilicic, Ilicic quando era a Palermo non la sudava così tanto la maglia. Mamma mia. Si è appena conclusa Juve-Stabia-Palermo. Ed eravamo un centinaio, quindi vi ringrazio perché eravate in tanti sulla piattaforma Viola. Ve lo anticipo adesso, tanto poi magari qualcuno lo ascolterà questa parte del video che è proprio iniziale. Potrebbe essere l'ultimo video qui sul canale dove parlo del Palermo, almeno dove faccio post partita. Spoiler. Comunque, partiamo con la formazione. Innanzitutto vi invito a lasciare un commento qui sotto scrivendomi migliore e peggiore in campo e insultate i giocatori come siamo capaci a fare. Ma soprattutto un ringraziamento gigante a Somma e il suo collega, perché a te è cronaca più imparziale così tu sulla Rai, perché ho detto, cimici di merda, ho detto non guardo la partita sull'M Sports perché c'è il telecronista di tifoso della Juve Stabia, come giusto che sia, perché quando c'è in casa del Palermo gioca, quando il Palermo gioca in casa c'è Marco Capone, e ho detto la guardo sulla Rai che dovrebbe essere imparziale. Prepartita, cimici di merda, prepartita, chiedono un pronostico per la partita, rispondono, e beh io spero che vinca la Juve Stabia, ma che cazzo, comunque. Buon pareggio, parto dicendo questo, perché per me è un buon pareggio, per me le vittorie da fare erano col Monterosi, la brutta sconfitta col Taranto, quella è una brutta partita. Ma aver pareggiato in casa della Juve Stabia con lo stadio quasi pieno, con tutti i tifosi che spingevano la squadra, dove ci siamo divisi la partita perché il primo tempo, e lo so che i tifosi della Juve Stabia non diranno ciò, ma per me siamo stati meglio della Juve Stabia nel primo tempo. Noi nel secondo tempo non abbiamo più giocato a pallone, però, perché la Juve Stabia è venuta fuori e ha giocato effettivamente meglio. Al padre di Somma vorrei dire... non è colpa nostra se tuo figlio è un pippone. Però vabbè, ci dissociamo ovviamente da queste cose. Formazione. Partiamo con Paragotti in porta che quest'oggi stava rischiando perché ha preso un tiro in porta. Noi dalla Juve Stabia alla fine, raga, contate le azioni, ok, i tanti cross che ha fatto la Juve Stabia è andata vicino al gol, ma l'unico tiro in porta lo hanno fatto nel finale con... non mi ricordo chi. Non mi ricordo. Però lo hanno fatto proprio al 93-94esimo. In quell'azione... Paragotti era scivolato. Meno male che quello là ha sbagliato il tiro, perché se la metteva un centimetro più alta o un po' a sinistra, Paragotti non la prendeva. E c'è gente che ha gridato al miracolo. Ma vabbè, ringraziamolo ovviamente perché l'ha presa, perché se scivolava proprio del tutto non la prendeva, era un casino. Paragotti in porta. Buttaro a destra, in mezzo Marconi, a sinistra Perrotta. Perrotta oggi ha giocato veramente una gran partita, nonostante poi sia entrato... Accursio Bentivegni, Accursio, io ti amo, io per chi mi segue da tipo 8 anni su YouTube sa quanto io in passato gli ho fatto amare Accursio Bentivegni. Accursio ha provato giustamente a infastidirci, lo ha fatto, ma Perrotta è stato bravo. Centrocampo De Rose e Dall'Oglio, a sinistra Valente, a destra Max Doda che ha sostituito alla grandissima Almici, perché un Max Doda che corre e si impegna rispetto a un Almici che non corre e non si impegna sarà sempre superiore. In avanti, Silipo titolare. Dall'altra parte, Fella, che... Peppino, ti prego, torna a essere uno di noi. In avanti, Brunori, che si è spaccato il culo per tutta la partita. Minchia, finché poi non è stato sostituito per Soleri. Sto registrando? Sì. Buon primo tempo da parte nostra. Abbiamo calciato tante volte, non sempre in porta. Brunori ci ha provato tantissime volte. Si è impegnato tanto, Brunori. Per quanto riguarda Silipo, parto dall'alto, poi scendiamo verso il basso con queste mini pagelle, possiamo dire. Per quanto riguarda Silipo, per quanto riguarda Brunori, si è ammazzato la vita, è stato per me uno dei migliori in campo insieme a Perrotta, ma da Silipo non possiamo aspettarci che ci cambi la partita, ogni partita non può essere Silipo quello che la risolve, ok? Io questo pareggio me lo tengo stretto, ripeto, perché per me è un pareggio ottimo, in casa di una squadra che fino a 2 anni fa giocava in Serie B. Noi, fino a 2 anni fa, eravamo appena falliti. Comunque, Fella irriconoscibile. Fella irriconoscibile perché, ok che Fella per me non deve giocare ala, neanche trequartista, ma deve stare più vicino alla porta. Ma Filippi non ci ascolta, non ascolta nessuno, fa bene.
i risultati sono quelli che contano, porco Fella dovrebbe stare più avanti. Male, malissimo Fella, è irriconoscibile. Centrocampo De Rose ed è l'unico che ha corso. Dall'Oglio bene nel primo tempo. Da quando è uscito dall'Oglio, io raga vorrei fare una petizione, vi prego. Firmate questa petizione, una bolletta così. Firmate questa petizione, ok, firmatela anche voi. Per favore, Luperini non è un centrocampista centrale, ma anche Luperini stesso lo sa. Luperini non può giocare nel centrocampo a due, e neanche trequartista. Se vuoi sfruttare Dall'Oglio e Luperini, devi giocare col centrocampo a tre, santissima la Madonna. E una mezzala, da quando è entrato Luperini? Al centrocampo ci hanno sovrastati, cioè, per accorgercene dovevamo prendere gol per forza? Che nel centrocampo a due è inutile Luperini? Luperini è una cazzo di mezzala non puoi farlo nel centrocampo a due, mezzala li fanno nel centrocampo a tre, ma vabbè. Dall'Oglio bene nel primo tempo, perché ha più struttura fisica e ha un po' più di grinta rispetto a Luperini, e quindi può fare anche il centrocampista centrale, ma sta squadra deve giocare col centrocampo a tre. Ma comunque, va bene. Valente era in dubbio, ma ha giocato per 90 minuti, ha corso, ma aveva uno sfidante ottimo, Donati, molto giovane ma molto forte, e purtroppo è stato un po' chiuso. D'altra parte, Dodo per me ha giocato una buona partita. In difesa, Buttaro benissimo, come sempre, per me l'espulsione, non vi dico che è inesistente, perché l'ho anche rivista. Il live subito ho detto, per me non c'era il rosso perché raga, nel primo tempo ho visto interventi alla Taekwondo, ho visto delle robe veramente allucinanti, ha dato il rosso, vabbè, magari ci potevano essere altri 3-4 rossi. Buttaro comunque ha giocato una buona partita, bene anche Marconi, benissimo per Rotta. Per me, quando mi chiedono quale dovrebbe essere la difesa titolare del Palermo quando tornerà Accardi, dico sempre Buttaro, Accardi e Perrotta. Però sarà un buon casino, perché Accardi fa l'esterno di destra nella difesa 3, stessa cosa Buttaro. Vedremo. Buona partita alla fine, ma il secondo tempo ci ha fatto veramente cadere le palle. È vero, non si possono vincere tutte le partite e soprattutto non si può avere la presunzione di poter dominare in tutti i campi, raga. Cioè, io lo capisco col Monterosi. Col Monterosi ci siamo lamentati, mi sono lamentato, ci siamo schifati col Monterosi, anche se il Monterosi ha battuto l'Avellino, anche se il Monterosi ha fatto una buona partita contro il Bari, anche se il Monterosi la neopromossa a 4.000 abitanti, comunque ha fatto il suo. Però oggi era una gara così, era una gara tosta, ostica, in un campo con uno stadio che spingeva, con tutto il rispetto per il nostro stadio senza ultra, quando non sono gli ultra, anche se nell'ultima partita in casa il tifo si è sentito, ok? Ma con la mancanza dei tifosi che spingono la squadra, cioè il tifoso ti fa partire quasi con un gol di vantaggio. I tifosi hanno spinto la squadra a cercare il vantaggio, poi nel finale non ce l'hanno fatta e meno male. Io ripeto, mi tengo strettissimo questo pareggio. Miglior in campo per me, Brunori, che ha fatto una gran partita, Soleri male perché non è riuscito a proteggere un pallone, perché si provava a lanciare troppo lungo, però di testa non l'ha presa mezza. Non voglio parlare del giocatore della Juve Stabia, soprattutto Tonucci, tipo, mamma mia, il vomito. Non so perché... Non me lo spiego, non lo capisco, non me ne capacito. Come fa questo a giocare ancora a pallone? Boh, per me dovrebbe stare seduto accanto a Michele Somma, perché il livello è quello, però vabbè, ci sta. Benissimo Brunori e benissimo Perrotta. Migliore in campo per me di questa partita. Un pareggio che ci sta, il Palermo che è ottavo in classifica, se non erro. Non in classifica, siamo a 10 punti. A 3 punti dal secondo posto, siamo lì. Non vi dico che 2 vittorie e saremo secondi, ma siamo lì, ce la stiamo giocando. Lo scorso anno un punto avevamo fatto e poi sappiamo com'è finita. Giochiamocela, partita dopo partita, prendendo consapevolezza e facendo sempre meno errori, e magari facendo un secondo tempo diverso nelle prossime partite, perché il primo è andato bene, anche se non abbiamo segnato. Ma il secondo è stato veramente penoso, ma ci sta col fatto che l'Avellino
che l'Avellino, scusatemi, che la Juve Stabia dopo sia venuta fuori e abbia provato a vincere la partita. Ma è giusto così, il calcio è questo, non si può dominare su tutti i campi, non si può dominare su tutti i campi, non siamo la Ternana, non lo è neanche il Bari quest'anno, anche se secondo me il Bari ha già vinto il campionato, ma comunque vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere voi qui sotto tramite un commento, migliore e peggiore in campo, la vostra sulla partita, e vi aspetto su Instagram quando si riprenderà, e a breve arriveranno novità. Sempre solo Forza Palermo, posso dirlo, questo è, adesso è di nuovo nostro da un po' di tempo, quindi vanno bene anche queste magliette. Sempre solo Forza Palermo, dai, alla prossima.